Con la nostra Dakar 2018 abbiamo ospite quest'oggi qui allo stand Airo, abbiamo anche Simone Agazzi, migliore degli italiani nella scorsa edizione in Sud America. Ciao Simone. Ciao ragazzi. Quest'anno purtroppo con Simone ci conosciamo da tanti anni, ormai nell'enduro navigati. E quest'anno però non sarà con noi in Sud America perché lui correrà all'Africa Eco Race con partenza da Monte Carlo il primo di gennaio. Però Simone, intanto ben ritrovato. E poi dobbiamo dare dei consigli a questi due scalmanati, Fausto Vignola e Maurizio Gerini, che sono lì che scalpitano. Allora, oltre che dei miei grandi amici e anche i miei piloti, il consiglio più, diciamo, oneroso sicuramente per Gerini è quello di partire piano, ma anche per Fausto partire piano, perché la gara è lunga, 9.000-10.000 km, quest'anno non so bene quanti. Soprattutto ho visto le prime tappe di sabbia, quindi il consiglio più giusto è partire con calma. È lunga e si decide dopo la tappa di riposo. Dopo la tappa di riposo si può anche cominciare a tirare senza problemi, ma prima navigate bene, che è molto più importante che dargli del gas. Tra l'altro, voglio dire, consigli preziosi che arrivano da una voce che ormai è autorevole, perché come non è ormai più nuovo dei rally raid africani e ancor più quelli sudamericani come la Dakar. Quindi ragazzi, occhio alla penna, se lo dice Simone c'è da credergli. E ricordatevi le due scorse edizioni, quindi di esperienza, di infortuni ce n'ho purtroppo, è quello che non auguro a nessuno, assolutamente, anzi Simone, auguro tantissimo di arrivare a quel podio, perché è la cosa più affascinante e per un pilota è proprio il coronamento di un sogno. Forza ragazzi, ci siamo. L'arrivo a Cordoba, aspettando, sperando e sognando quell'arrivo su quella pedana, noi Simo incrociamo le dita. E la mia la Dakar, perché io arrivo a Dakar quando voi arrivate a Cordoba. Ci troveremo poi allora in Italia, tu dalla Dakar e noi da Cordoba. Va bene, con qualche bottiglia di vino. Dai, gas!